È con grande emozione e con un giorno di anticipo, ecco che mi è arrivato il pacco che tanto aspettavo, che contiene, lo vedremo tra pochissimo, con immagini riprese da Galaxy Note 9, ancora per le, diciamo, per una delle ultime volte, ultime riprese che effettuerà il mio telefono. Perché? Come avete già notato probabilmente se avete seguito le storie, il pacco che mi è arrivato oggi contiene lui, con tutti i riflessi, telefono in riflesso, contiene in pratica lui. Niente di che, ammazza se niente di che, più di che, niente. Adesso l'apriamo, però cambiamo inquadratura, così togliamo il mio faccione e mettiamo in primo piano il protagonista, cioè lui. Eccolo qui dunque il Galaxy Note 10 nella colorazione Aurora Glow, cioè quella licangiante, col pennino blu, Note 10 Plus ovviamente, caratteristiche al volo anche se non ce n'è bisogno, so che moriamo tutti dalla voglia di aprirlo, 256 GB di RAM espandibili, 12 GB di memoria interna, ma chi se ne frega, apriamolo e vediamolo direttamente. Muniti del coltellino storico, però facciamo così. Ok, facciamo il taglietto e andiamo a togliere la prima plastica dal rumore libidinoso. Eccolo qui. Sigilli di sicurezza, di garanzia, che andiamo a rimuovere. Ok. Sempre un'emozione ogni anno, ma l'ho già detto. Olè. Subito lui, eccolo qui, in tutta la sua bellezza, con me che vi saluto, è il Note 9 che riprende, eccolo qui, il Galaxy Note 10 Plus, qui nello scatolo cosa è rimasto questo cartoncino qui che contiene il libretto di istruzioni e la classica spilla per rimuovere il vano SIM. Andiamo a levare un attimo il telefono che mettiamo un attimo da parte. Il resto della scatola contiene questo cartoncino qui che separa il resto del contenuto della confezione, un alimentatore, carica batterie in sostanza, compresa di tipo C, la prima novità, quindi un cavo di tipo C da entrambe le parti che sarà nascosto da qualche parte qui dentro. Cavo di Ecco qua, di tipo C da entrambe le parti, con un adattatore incluso nella scatola tipo C da un lato e micro USB dall'altro, le cuffie AKG classiche ogni anno, anti-ingarbugliamento, però con anche esse con l'attacco di tipo C, perché grande assente quest'anno è proprio il jack delle cuffie. Però mettiamo un attimo da parte la scatola. E veniamo al pezzo forte, cioè al telefono, che è questo qui. Sono scomparsi sulla parte frontale tutti i sensori, il LED di notifica e anche lo sblocco con volto, in sostanza il sensore che permetteva lo sblocco con volto, perché adesso c'è tutto il display con solo la fotocamera piazzata qui a centro. Giriamolo. Ecco qui. Questa è la colorazione Aurora Glow, la colorazione cangiante che a tratti sembra dorata. A tratti si vede, mi vedo io, a tratti sembra dorata, poi ha queste sfumature varie di vario colore, ma è veramente qualcosa che è difficile da descrivere, anche il video stesso non rende l'idea, bisognerebbe vedere dal vivo le tre fotocamere posteriori, la fotocamera che permette anche, diciamo, di rilevare la profondità di scatto, che è una prerogativa solo di Galaxy Note 10 Plus, perché io ho preso chiaramente il Note 10 Plus perché il Note 10 normale non mi piace, perché la reputo una versione castrata del Note 10, quindi secondo me non ha tanto senso. E nient'altro, adesso facciamo la prima accensione con il tasto poggiato sulla sinistra. Altro grande assente è l'inutile tasto Bixby, che comunque non è che è scomparso del tutto, ma è stato, diciamo,
rimane sempre qui, però ha anche l'altra funzione, cioè quella di accendere il telefono. Quindi non serve solo per azionare Bixby. Il telefono lo stiamo accendendo. Avvio di Android in corso. Estraiamo per la prima volta la penna, che è di questo colore blu, quasi viola. Quindi non tanto blu elettrico come mi aspettavo, ma un po' più sul viola. E qui siamo al punto dove dobbiamo configurarlo, ma la configurazione è un'altra cosa, lo faremo in un altro video, perché queste qui sono solo le prime impressioni e l'unboxing del Galaxy Note 10. Per il resto poi ci aggiorniamo nei prossimi video. Ciao. Dato che l'emozione gioca a brutti scherzi, chiaramente oltre all'adattatore tipo C micro USB c'è anche quello tipo C USB tradizionale, poi ci sono anche le spillette, cioè le spillette, meglio, le puntine di ricambio del nostro pennino in sostanza. Sono troppo ammaliato da questa colorazione, dal nuovo telefonino, chiamiamoli così, anche se ormai non li chiama più nessuno così. E niente.